Regole per telefonare a Dio. Primo, scegli il prefisso giusto. Non comporre un numero a caso. Secondo, una conversazione telefonica con Dio non è un monologo. Non parlare sempre tu, ma ascolta anche colui che ti parla dall'altro capo del filo. Terzo, se la comunicazione si è interrotta, controlla se sei stato tu a far cadere la linea. Quarto, non prendere l'abitudine di chiamare Dio solo nei casi urgenti. Cinque, non telefonare a Dio solo nelle ore di tariffa ridotta, cioè al termine della settimana. Dovresti riuscire a fare delle brevi chiamate in modo regolare. Sesto, ricordati che le chiamate a Dio non costano nulla. Settimo, non dimenticare di richiamare Dio se ti ha lasciato dei messaggi continui sulla segreteria. Nota bene, seppur avendo osservato queste regole, la comunicazione risulta difficile, rivolgiti confidenzialmente allo Spirito Santo. Egli ristabilirà la comunicazione. Se il tuo apparecchio non funziona più, portalo in quella officina di riparazione che si chiama anche Sacramento del Perdono. Il tuo apparecchio è garantito a vita e sarà rimesso a nuovo con un intervento gratuito.